Ciao ragazzi, bentornati nel mio salotto. Oggi scopriamo se vi è utile e cosa si può fare con il vibe. Il prossimo 24 e 25 di novembre ci sarà Second Hand Guitar, la fiera che c'è tutti gli anni a Milano. Vi lascio il link in descrizione se volete un po' di informazioni in più. Sarò presente con Marco di Formula B per farvi provare i pedali, per farveli ascoltare, per far due parole, insomma passate lo stand che ci salutiamo. Proprio Marco mi ha mandato il Vintage Vibe, tra gli altri pedali che dovrò presentare ci sarà anche questo appunto, per cui ci ho smanettato un pochino in questi giorni e ho deciso di farvi questo tutorial, perché il Vibe è uno dei pochi pedali di cui non ho mai parlato nella serie come si usa, quindi mi sembrava arrivato il momento. Innanzitutto cos'è? È una modulazione che di fatto, per farvela breve, introduce un'onda, quel wow 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 che avete sentito sotto all'assolo del brano che avete appena ascoltato, beh, è proprio il vibe. Lo usa parecchio negli assoli, anche Hendrix lo usava moltissimo, è un tipo di sonorità un po' particolare secondo me, ma molto bella perché innanzitutto io la trovo molto carica emotivamente, cioè in un assolo mi sa subito di arrabbiato, di triste, di malinconico, insomma se si vuole andare in quella direzione può essere un ottimo modo per farlo. I controlli soliti sul vibe sono volume, speed e intensità. Il volume, in questo caso particolare del Formula B, vi permette anche di utilizzare il pedale come fosse un booster, cioè andate ad aumentarlo e vi trovate in mano appunto più volume rispetto a quello che avevate prima. L'ho utilizzato nell'assolo per avere un po' più di distorsione. Speed invece è la velocità dell'onda, intensity invece regola quanto effettivamente si sente l'effetto. E qua potete andare a scegliere tra chorus e vibrato come effetto controllato dall'onda. Formula B fa due versioni di questo effetto, questa che è quella più piccolina, diciamo che è grossa poco di più di un pedale Boss, e l'altra che è più grande ma ha anche l'ingresso per il pedale d'espressione per controllare insomma i parametri con il pedale d'espressione. Entrambe funzionano a 9 volt, per intenderci lo standard, insomma l'ho trovato un pedale molto bello e per questo motivo ho deciso di portarlo qua sul canale. Ve lo faccio ascoltare così capite se può fare il caso vostro. Dunque, questa è una clip di un brano abbastanza famoso con speed molto molto lenta. Quando tenete lo speed basso su moltissimi vibe si blocca tutto e non funziona più nulla, come se l'aveste bloccato, fermato. In realtà su questo funziona, semplicemente vi trovate in mano un effetto larghissimo, molto bello su parti ambientali come quella che vi ho appena suonato, o comunque magari sotto un arpeggio, qualcosa di simile, che deve muovere ma non deve essere, diciamo, la cosa preponderante, la cosa più importante di tutte, l'effetto. Deve essere un qualcosa sotto che condisce. Al contrario, se ci volete fare blues, beh... We'll be right back.
nel blues l'hanno usato veramente tutti. Qua ho preso Stevie Ray Vaughan, ma potevo usare Hendrix, potevo veramente, tutti l'hanno usato. Uno, perché ricorda un pochino un organo. Due, perché vi regala un suono differente, specie se siete in trio, cioè il blues spesso si fa in trio e lo devi fare in qualche maniera ogni tanto di cambiare la sonorità. A questo punto utilizzate il vibe e vi portate a casa un suono in più, anche per non annoiare, perché sennò la chitarra nuda e cruda una serata intera magari rimane un po' pesante. Ve lo faccio ora ascoltare di nuovo sul brano all'inizio con un'altra regolazione per farvi sentire quando volete veramente spingere sull'acceleratore e utilizzarlo con tanta distorsione. Visto, ho utilizzato il Super Plexi per fare il suono della distorsione e il vibe dopo, di modo che si sentisse molto. Ripeto, assolutamente Zakk Wylde. Ho pensato a lui, ho pensato a quel tipo di sonorità. Arriviamo alle conclusioni, sia per quanto riguarda questo vibe in particolare, tra l'altro trovate il test scritto su gustu.it, link in descrizione, sia per quanto riguarda il vibe in generale. Partiamo dal vibe in generale. È indispensabile? No. Ci si può suonare senza? Sì. È figo? Sì. Tanto. Perché è figo? È una sonorità in più che non potete tirar fuori praticamente da nient'altro. E quindi o la volete e la tirate fuori da qua, oppure non la usate. Perché è interessante? È una specie di chorus, ma non è un chorus, perché ha anche sopra una specie di tremolo, ma non è un tremolo, che sembra un phaser, che però è un insieme di cose. Lo potete usare in maniera molto molto versatile. Nel suono di Gilmour, mi sono dimenticato di dirlo prima, ma nel suono di Gilmour che vi ho fatto sentire, nell'originale c'è un botto di roba, io ho voluto asciugarlo, ma l'idea di quel suono l'avete già semplicemente con il vibe. Non è uguale, lo dico sempre quando si parla di Gilmour, non è uguale, ma è molto simile, può funzionare. Quindi dicevo, potete tirar fuori dei suoni unici. Se volete dare una sensazione emotiva proprio, qualcosa di pancia, in cui c'è qualcosa di poco definito, un qualcosa di malinconico, un qualcosa di triste, eccetera, secondo me è l'effetto perfetto. Ah, l'effetto perfetto. Comunque, secondo me è un bel pedale. Se vi capita, provatelo, passate ad SHG che ve lo faccio provare, lo proviamo insieme, ci divertiamo un po' insieme a tutti gli altri pedali, tra l'altro il Formula B. E niente, iscrivetevi al canale, in descrizione come sempre c'è Instagram, Telegram e tutto il resto, e noi ci vediamo al prossimo video, spero vi sia piaciuto. Ciao!